La nostra idea è quella di creare delle posizioni, dei posizionamenti che evitano gli assembramenti, onde evitare la chiusura delle botteghe e dei negozi e dell'attività del centro antico di Napoli. Un altro lockdown significherebbe la distruzione di tutte le attività. Dato che noi stiamo avvicinando il Natale, è nostra cura pensare e proporre al Comune di Napoli un piano di anti-assembramento per quanto riguarda quel periodo dove c'è la massima affluenza dei visitatori, onde evitare la chiusura delle botteghe e dei negozi e dell'attività del centro antico di Napoli. La nostra idea è quella di creare delle posizioni, dei posizionamenti che evitano gli assembramenti, cioè dei blocchi, proprio dei posti veri e propri posti di blocco. Uno situato qui a Piazza di Gesù, un altro all'incrocio di Benedetto Croce, un altro a Piazza San Domenico Maggiore, un altro a Piazzetta Nilo, altri lungo l'asse via San Biagio dei Librai, altro all'altezza giù San Gregorio Armeno, altro a via Duomo. Cioè che nel momento in cui c'è assembramento dalla zona, cioè può essere San Biagio o San Gregorio Armeno, avvisano gli altri di bloccare il flusso dei turisti. Aspettate in piazza in maniera distanziata, quando si libera l'assembramento noi vi facciamo passare. E penso che questa è l'unica, secondo me, opzione per far sì che il Natale si svolga in maniera tranquilla senza danni alle attività e ai turisti. Voi avete paura del lockdown? Assolutamente sì. Un altro lockdown significherebbe la distruzione di tutte le attività. San Gregorio Armeno abbiamo salvato veramente col cappio al collo quest'anno, cioè il primo lockdown. Ma ora penso un'altra botta del genere non si salverà, ma come San Gregorio Armeno, anche tutte le pizzerie, tutte le attività che si trovano nel centro antico di Napoli. Penso tutta Napoli qua a questo punto non riusciranno a sopravvivere a un altro lockdown. Siete riusciti a quantificare il danno che potrebbe arrivare da una chiusura del genere, da un lockdown per Natale? Fallimento di circa più del 60% delle attività. Fallimento, significa centro antico vuoto, svuotato da ogni cosa. La proponiamo, già l'abbiamo mandato tramite WhatsApp abbiamo mandato all'assessore Galiero, che se noi riusciamo a evitare assembramenti, a livello scientifico si sa, quando non c'è assembramento il virus non si propaga, quindi non si chiudono le attività.